Prima una domanda, Galatea, da dove ci raggiungi, da dove arrivi? Sono di ritorno dalle vacanze, dopo anni in cui non andavo in vacanza, quest'anno sono riuscita a ritagliare 2 settimane per fare un po' di vacanze con i miei bambini e con mio marito. E dopo la grande impresa delle tragedie greche al teatro di Siracusa, che è stata una bella fatica. Una domanda da donna, come fa una grande attrice come te a seguire questi bambini che non sono uno, due, ma tre? Non lo so, Maria, non lo so come si faccia. Lo fa e basta. Lo faccio con tanto amore, tantissimo, e con grande aiuto anche intorno. Io sono molto emozionata questa sera. Intanto è vero che è la seconda volta che il Cortopalo mi premia, e vi prego di non viziarmi, perché veramente era stato 2 anni fa, e trovo questa manifestazione veramente cresciutissima nel giro di 2 anni. Ora, l'anno scorso non c'ero per impegni, ma ritrovare questo festival così cambiato, cresciuto e sviluppato è un gran piacere. Ed è un piacere ritrovare te. E adesso sentiamo anche la motivazione di quest'anno per questo premio speciale che ti viene. Non senza ricordare, visto che ci troviamo a Portopalo, che sì, proprio qui lei è stata sì, sul set 2 anni fa, e per tutti è l'indimenticabile assistente sociale che vuole portare via Salvatore dalla nonna. Sì, la più antipatica di tutti. Però alla fine, nel film di Giampaolo Cugno, che è il direttore artistico di questo festival. Allora, il premio speciale a Galatea Ranzi questa volta viene dato però per la straordinaria interpretazione nell'Orestea di Eschilo, che è ritornata sulla scena del Teatro Greco di Siracusa in questa edizione 2008, prodotta dall'INDA, l'Istituto del Dramma Antico, per la prima volta dopo che nel 1960 l'aveva voluta Vittorio Gassman nella traduzione realizzata appositamente da Pierpaolo Pasolini. Galatea Ranzi vi ha interpretato il doppio ruolo di Clitennestra e di Elettra, mettendo in scena due figure femminili, archetipi della femminilità, con straordinaria forza e passione. Grazie. Sì, certamente. Devo ringraziare un po' tutti, anche il pubblico soprattutto, e poi qui a Portopalo assolutamente il dottor Cammisuli, con cui c'è un'amicizia ormai consolidata, e Giampaolo Cugno, chiaramente il direttore artistico, e farvi veramente i complimenti, perché mi sta piacendo anche molto come sta andando avanti la serata, e i premi che state dando sono veramente, credo, azzeccati. C'è una serietà di fondo e una, come posso dire, un rispetto e una passione verso gli artisti, verso l'arte, verso la cultura, che non è facile trovare dovunque, e che fa sì che, insomma, capiamo un po' di quanto abbiamo bisogno di queste cose come nutrimento proprio. Grazie. Grazie a Galatea Ranzi, che adesso riceverà questo riconoscimento per mano della dottoressa Antonella Santuccio. So che ormai è nata anche un'amicizia, a proposito di Cortopalo, è Cortopalo, seconda volta questo riconoscimento. Complimenti che vengono consegnati per voce e proprio anche con questo riconoscimento. Bellissimo, grazie. E anche all'artefice. Grazie. E a Galatea anche questi fiori, omaggio floreale, se vuoi una mano, ecco, faccio assistente di palco un po' anch'io. Ancora qualche altra dichiarazione da poter fare a questo pubblico? Faccio tantissimi auguri, e veramente sei stata fantastica, perché le Gaggiaglie sono state interpretate con grande forza d'animo. Complimenti. Grazie a tutte queste signore che hanno impreziosito questo palco. Tu continui ancora a farlo, rimani ancora, sì.